Olimpico di Roma, stadio ancora pieno per questo spareggio europeo. Roma-Torino, la radio cronaca di Daniele Fortuna e di Jacopo Barlotti, l'assistenza tecnica di Luciano Pecoraro e di Davide Santi Marrocchi, con le squadre che entrano in campo proprio in questo momento. Il tifo giallorosso comincia a cantare. Partita che vale tanto, la Roma è al sesto posto, 41 punti, ma Atalanta e Bologna stanno correndo. L'Atalanta ha 5 lunghezze in più, il Bologna 4, addirittura 7. L'Atalanta deve anche recuperare una partita e lo farà questa settimana, esattamente mercoledì, quando andrà a giocare contro l'Inter a San Siro. Il Torino è a 36 punti e dunque è a mezza strada tra l'Europa e un'altra stagione ingannevole, deludente. Il Torino in emergenza soprattutto per quel che riguarda la difesa. Ha perso il recupero contro la Lazio proprio giovedì, quando la Roma invece batteva qui all'Olimpico ai calci di rigore il Feyenoord e si qualificava dunque per gli ottavi di finale di Europa League, dove incontrerà il Brighton. Asmoun va via per la Roma, che attacca area di rigore. Asmoun dall'altra parte, Christensen, palo! Incredibile! Aveva tutta la porta libera, si è anche tuffato da quella parte, ha cercato l'angolo più difficile quando c'era tutta l'altra parte della porta completamente scoperta. Christensen, più errore in realtà che sfortuna da parte della Roma, che comunque è arrivata bene a questa azione. 2 contro 1, Asmoun perfetto, assist in mezzo, Christensen meno. Attenzione, ancora un errore da parte della Roma, e con il Torino che può approfittarne. Invece conclusione e calcio d'angolo, la conclusione, la deviazione di Smalling, calcio d'angolo. Qui ha rischiato tantissimo, ha rischiato Svilar con il disimpegno con i piedi, è stato Sanabria a concludere dal limite. La squadra di Juric riesce a servire Sanabria sulla corsa, ancora Bellanova al largo, deve intervenire su di lui Angeligno, cross morbido dall'altra parte, conclusione, pallone sull'esterno della rete. Questa è l'occasione migliore per il Torino, con Ricci che è riuscito a coordinarsi sul cross perfetto come sempre da parte di Bellanova. Ricci sul secondo palo a sinistra si è coordinato, controllato il pallone con il destro, non l'ha controllato benissimo e poi si è un po' sbilanciato. Arrivava anche Christensen, buona la sua copertura, pallone sull'esterno della rete, ma soprattutto buona la costruzione di questa azione offensiva del Toro. Cristante poi sulla tre quarti, spalla alla porta, Dybala, ancora Cristante, raso terra a cercare il passaggio per Asmoun che finisce a terra, e c'è calcio di rigore perché Asmoun finisce a terra all'altezza del limite dell'area, calcio di rigore. Questa è l'indicazione da parte dell'arbitro Sacchi, ci sono le proteste di Milinkovic Savic, vedremo adesso, naturalmente ci sarà un controllo VAR. Era proprio in area, perché Sazonov in modo ingenuo va sul piede d'appoggio, sul sinistro di Asmoun, che prendeva posizione e poi cercava di controllare invece con il destro. Rigore netto, direi. Eh sì, siamo forse sulla linea dell'area di rigore, che però, lo ricordiamo, dentro. Parte nettamente dell'area di rigore, quindi pochi dubbi credo anche per il VAR, che dopo un rapido check darà il via libera a questo calcio di rigore per la Roma, con Paolo Dybala già pronto sul dischetto a battere. E Asmoun ancora una volta spalle alla porta, comunque contro Sazonov, che gli aveva concesso pochissimo fino adesso, è riuscito a rendersi pericoloso, però imprudente questo intervento del difensore centrale, che è subentrato, lo ricordiamo, al posto dell'infortunato Lovato. Era dentro con il piede sinistro, lì a prendere posizione, grande astuzia la parte di Asmoun, parte Dybala, rete! Spiazzato Milinkovic Savic, con il sinistro Dybala, Milinkovic Savic si tuffa a destra, passa in vantaggio la Roma in un primo tempo faticoso, difficoltoso per la squadra di De Rossi. Dybala dal dischetto, Roma 1, Torino 0, 42esimo. Ed è stato un episodio a spezzare l'equilibrio in questa partita, un primo tempo in cui la Roma, lo dicevamo, ha sofferto a lungo soprattutto la condizione di diversi suoi giocatori, e poi questo rigore che Dybala non ha sbagliato, nono gol in campionato per lui, diventa il miglior marcatore dei giallorossi in questa stagione, affiancato Lukaku, anche lui a quota 9.
autolesionismo però da parte della Torino, era già successo in alcune circostanze in questo campionato. Rigore regalato da Sazonov ad Asmun, insomma c'è anche un po' l'inesperienza da parte di questo giocatore, di questo colosso georgiano. Sanabria, Bellanova, sempre lui, può puntare Angeligno, lascia lì, poi si ferma le finte di Bellanova, bravo qui Angeligno, riesce comunque a trovare lo spazio per il cross, Zapata, rete, ha pareggiato il Torino, grande stacco di Duvan Zapata lì in area di rigore, conclusione perfida, maligna all'angolino, Svilar si è tuffato, non sembrava velocissimo questo colpo di testa, però Svilar non è riuscito ad arrivare, pareggia il Torino a 40 secondi dal 45esimo. Roma 1 Torino 1, ha segnato Zapata e botta e risposta in questo finale di primo tempo, davvero sembrava destinato a chiudersi con la Roma in vantaggio per quel rigore trasformato da Dybala, invece il Toro ha avuto il coraggio di riportarsi dalla metà campo avversaria, cross perfetto di Bellanova, quinto assist stagionale per lui, e poi il colpo di testa di Zapata, dicevi giustamente, non potente ma precisissimo nell'angolino. Svilar forse non reattivo al massimo, ha fatto quel passo sulla destra che ovviamente doveva fare, però si è tuffato un po' lentamente, pallone che è finito nell'angolino 1-1. Sì, molto complicato però poi aveva impressionato per la sua reattività Svilar in occasione dei calci di rigore contro il Feyenoord, per essere comunque un portiere molto molto elastico, al di là insomma dello studio che poi lui ha rivelato di aver fatto dei rigoristi della squadra olandese. Anche qui era molto molto complicato, insomma, questo colpo di testa che ha preso questa traiettoria con il pallone che girava andando verso l'angolino, si è tuffato, non era nemmeno poi troppo distante rispetto alla porta Zapata, questa volta non contrastato bene da Mancini, arrivava Cristante in mezzo, perentorio il colpo di testa e direi bellissimo, marmoreo il colpo di testa di Zapata. Eh sì, davvero centravanti, cross perfetto di Bellanova, ma davvero torsione e colpo di testa precisissimo per Duvan Zapata, che realizza così il nono gol in questo campionato e dunque anche lui affianca Lukaku e Dybala nella classifica marcatori. Calcio di punizione intanto per il Torino, salta Smalling, pallone che viene giocato da Lazaro all'altezza del lato corto dell'area di rigore, su di lui a Pellegrini, torna indietro da Vlahovic, ancora per Lazaro, area di rigore, conclusione, Vilarin, calcio d'angolo sul suo palo, chiedo scusa, protegge la porta e il risultato, Svilar calcio d'angolo, ma ancora rischi per la Roma e qui buona occasione costruita dal Torino, Pellegrini di prima a memoria, bene qui per Angeligno, il cross sul secondo palo, arriva il colpo di testa di Mancini, alto sulla traversa con Milinkovic Savic, comunque era lì a sorvegliare tutto, si è sganciato bene Mancini, buono anche il cross di Angeligno, colpo di testa e pallone troppo alto sulla traversa di Gianluca Mancini, bene di prima qui Asmun per Christensen, ferma il pallone Cristante, la Roma che si avvicina all'area di rigore del Torino, poi con calma ragiona all'indietro, Paredes, Dybala, movimento da parte dell'argentino per Smalling, si è sganciato anche lui Cristante, Dybala, la conclusione alla rete da 20 metri, trova l'angolo, conclusione bellissima e imparabile, e l'abbraccio con Daniele De Rossi, arrivano anche i giocatori della panchina, quelli che si stavano riscaldando, doppietta dell'argentino, Roma 2 Torino 1, siamo arrivati al 13° della ripresa ed è un gran gol, un gol alla Dybala, possiamo dirlo, che in un fazzoletto si è girato e ha trovato l'angolino basso alla destra di Milinkovic Savic, distanza ragguardevole, non ci è arrivato il portiere serbo del Toro e allora la Roma torna in vantaggio proprio prima del quarto d'ora di questo secondo tempo, sinistro vincente di Dybala, pallone che si abbassa nell'angolino alla destra di Milinkovic Savic, niente da fare e la Roma è di nuovo avanti. Questo errore da parte della difesa del Torino, forse Milinkovic Savic si tuffa leggermente in ritardo, però era veramente piazzata bene la conclusione, il sinistro magico, un arcobaleno con
quest'arco che scende e finisce la sua corsa proprio nell'angolino, allarga le braccia, in effetti Milinkovic Savic, mentre De Rossi andava a caricare il pubblico urlando andiamo, ha capito anche lui il momento di difficoltà della partita, della sua squadra, un gol che porta avanti la Roma, che ora conduce per 2-1 quando siamo arrivati al 14°. E si conferma anche la statistica della Roma di De Rossi, che in 6 gare di campionato ha sempre segnato almeno 2 gol a partita, quindi numeri davvero in controtendenza rispetto alla Roma più concreta, diciamo così, di Mourinho della gestione precedente. Smalling vince un altro duello con Sanabria, il pallone giocato dalla Roma, cerchio centrale del campo, Cristante per Lukaku, aggredito immediatamente da Sazonov, pallone per Pellegrini, lo rincorre, lo conquista, poi lo gira all'indietro per Cristante, Romero che controlla di prima, bene qui Dybala, Lukaku, ancora Dybala, ancora Lukaku, limite dell'area di rigore, Lukaku, Dybala, rete! È la tripletta di Dybala, si prende il pallone e si prende anche la curva sud sotto alla quale va a festeggiare, triangolazione perfetta con Lukaku e gol del 3-1 per la Roma sulla Torino, sempre Paolo Dybala. E questa invece è un'azione corale tutta in verticale, in velocità della squadra giallorossa, triangolo perfetto, l'assist di Lukaku e Dybala anche da posizione defilata, però non ha sbagliato, niente da fare per Milinkovic Savic, tripletta per lui e la Roma a questo punto davvero si aggrappa al talento proprio di Dybala, è lui ad avviare l'azione, è lui a scambiare con Lukaku, passaggio di ritorno vincente e Dybala ancora una volta col sinistro in diagonale c'entra lo specchio e Milinkovic Savic, forse un po' mettiamo così sbilanciato dal tuffo, non riesce ad arrivarci. Però la classica conclusione di Dybala, angolatissima, cadendo, è una conclusione che abbiamo visto fare tante altre volte al giocatore argentino. Bello lo scambio con Lukaku, poi senza nemmeno guardare la porta, quasi a memoria con il sinistro, qualche piccola complicità da parte di un furioso Milinkovic che adesso se la prende con un palo della porta e lì a scalciare Milinkovic Savic, per andare anche a vedere per le statistiche se questa è la prima tripletta di Dybala con la maglia della Roma, adesso magari proveremo a fare dei controlli, comunque la sta decidendo lui, Paolo Dybala sembrava un po' spento nel primo tempo, poi dal rigore è riuscito a riaccendere la Roma che ora conduce per 3-1 sul Torino, anche meritatamente direi. Siamo arrivati al 25° della ripresa e questa è una botta forte anche per il morale del Torino, e comunque non ha fatto male e nel primo tempo, nel secondo tempo è uscita la Roma con la classe di un grandissimo giocatore come Paolo Dybala. E la prima tripletta, giustamente lo anticipavi, di Dybala con la maglia della Roma, diverse doppiette, mai un tris e per lui 11° gol in questo campionato, è già a un passo dal rendimento dello scorso campionato quando realizzò 12 gol nella prima stagione con la maglia giallorossa, e mancano ancora diverse partite per Dybala quest'anno, dunque 11 gol in 18 gare. Toccherei che ha la possibilità di calciare, Svilar ha intuito, è andato a respinto il pallone, ma si è mosso con un attimo prima lì sulla sinistra, passo laterale, poi va a prendere il pallone forse con la pancia, magari non lo tocca nemmeno con le mani, da rivedere, però impressionante l'intuizione di Svilar che capisce che Okereke sta per piazzare il pallone, perché a spazio Torino ancora in attacco, seguiamo questa azione, arriva la rete del Torino del 3-2, questa volta con Ricci sulla destra, trova uno spazio tra palo e portiere e Ricci rimette in partita il Torino a 2 minuti dal 90°, Roma 3, Torino 2. È partita che si riapre improvvisamente con poco fa la respinta che ci hai raccontato di Svilar e adesso Ricci quasi dalla linea di fondo campo mette questo pallone in mezzo, forse è autogol, potrebbe essere autogol di Huijsen, vediamo naturalmente dal replay, c'è la deviazione perché Ricci è andato al cross in mezzo e deviazione probabilmente del giovane difensore
errore di proprietà della Juventus, Huijsen, dunque autogol probabilmente. Forse sì, tiro cross da parte di Ricci con il pallone che inganna, beffa Svilar, però qui è stato tutto il movimento della difesa della Roma a essere sbagliato, troppa leggerezza. Vince la Roma, è finita, la Roma batte il Torino 3-2 grazie a una serata di gala di Paolo Dybala, tripletta per lui sull'1-0 per la Roma alla fine del primo tempo. Il Toro aveva trovato il provvisorio pareggio dell'1-1 con Duvan Zapata, vittoria che conta tanto per la classifica perché la Roma sale a 44 punti, a meno 2 dall'Atalanta che però ha una partita da recuperare. Il commento con Jacopo Berlotti. È la quinta vittoria su 6 gare di campionato per Daniele De Rossi, che ha davvero dato la scossa. Ricordavi giustamente la classifica, Roma in piena corsa per la Champions League, per il quarto, per il quinto posto, insomma per l'Europa che conta. Stasera ringrazia Dybala, tripletta fantastica nel Toro, buon primo tempo, sicuramente da rivedere alcune cose, squadra granata che comunque è rimasta, è tornata in partita fino all'ultimo.